Sì, sono 10 milioni nel PNR, quindi con l'intervento dell'Europa utilizzata noi, quindi siamo stati bravi a intercettare questo tipo di finanziamento che riguarda l'intera comunità, saranno 80 famiglie qua giù, è una cosa completamente nuova, antisismica, con sistemi moderni, ultramoderni, per cui sarà caratterizzato in maniera tale che un quartiere, non più un quartiere abbandonato, degradato, assolutamente no, qua siamo tutte queste cose che sono a terra, tutto impermeabilizzato, saranno fatte cose completamente, diciamo, secondo i criteri della modernità, cioè siamo un quartiere europeo, questo è un quartiere europeo secondo le indicazioni che ci vengono fornite per le modalità e le caratteristiche che devono essere legati a tante dimensioni di natura sociale, di natura energetica, di natura del verde, sarà tantissimo verde, parco per i bambini, le panchine, tante panchine per le persone anziane come me, insomma verrò qua a ristorarmi un po' pure io quando sarà eventualmente laddove fossi invitato, e insomma credo sia veramente una bella cosa, 10 minuti sono tanti. Ha parlato del rione ferrovia e di quello che accadrà da lunedì mattina in poi. Sì, lunedì mattina dovrebbero arrivare gli operai e inizieranno i lavori della stazione, sono 30 milioni, qua 10, 30 milioni e quindi questo è, anche questa è una cosa enorme, anche questo nel PNRR perché è veramente la prima città d'Italia per quanto riguarda investimenti, quindi soldi ricevuti dall'Europa e numero di abitanti, quindi questo è un orgoglio che meniamo come cittadini, come amministrazione comunale, perché evidentemente i soldi ci stanno, se non riesce ad attingerli siamo stati bravi e in questo i miei collaboratori sono stati molto bravi a fare in maniera tale da poter arrivare a questo tipo di risultato. E poi anche qua intorno sarà cambiato completamente tutto, verrà diciamo, gli autobus urbani, insomma cambia completamente, vengono eliminati i passaggi a livello, insomma sarà veramente un quartiere all'altezza di quello che sia giusto che sia per una dimensione che tocchi i cittadini come tale. Io ho sempre dato a evitare le diseguaglianze, cioè mi piace che uno abiti in un posto migliore, un altro in quello peggiore, che uno ha un ospedale migliore, un altro in quello peggiore, da me cioè, magari posso e altri no, no, assolutamente no, voglio che ci sia questa forma di uguaglianza che non sia egalitarismo, no, però conservare poi tutto questo dipenderà dai cittadini di Benevento, da loro che vivono qua. Tra l'altro fanno un lavoro enorme l'azienda che gestirà i lavori, cioè conserverà la possibilità delle persone di restare in casa, di chi ha l'automobile, di avere la possibilità dell'accesso qua dentro, quindi tentando di smaltire il più possibile le difficoltà che ci saranno. E la conclusione è prevista per la fine del 2024, quindi neppure lontanissimo nel tempo.